Gore Venek, Nathan Chamberlain. Marco, ormai ti sei abituato a gettare merda sulla Roma con Scarponi e quindi capita giustamente della legittima confusione. Good evening, ladies and gentlemen. Stiamo per cominciare, è arrivato un po' di pubblico, mi fa molto piacere. Partiamo con un altro annuncio pure a sto giro, ovvero che se state guardando la replica sul canale di YouTube, la state guardando non più di lunedì, ma di sabato. Infatti domani ci sarà già la replica di chi sta guardando in live domani. Sabato 15 ci sarà la replica di venerdì scorso e sabato prossimo ci sarà la replica di questa live. Ok, direi che possiamo cominciare. Dov'è? Benzina sul fuoco e già vedendo Matardi nella copertina. Mi sa che ci divertiamo un bel po' a sto giro, eh? Quindi iniziamo subito. Oggi per evitare problemi di tempo, ho addirittura fatto prima a non cenare neanche a sto giro. Non puoi essere in ritardo per via della cena se non ceni. Scusate, è una cosa anche abbastanza logica. Basu usa le canzoni che Elias ha scritto su di lui per tenere i gatti e altri randagi lontani dal suo furgone. Questo è un uso creativo. Ok, possiamo cominciare. La sera successiva. Ricordiamoci che siamo diventati campioni intercontinentali dopo aver unificato appunto la nostra cintura farlocca col titolo di Miz. Vediamo che cosa succederà da adesso in poi. Hey champ, just wanted to let you know we're wrestling tonight. And it's for the title. Yeah, Kurt actually texted me about it this morning. My dad texted you? He never responds to my texts because he says he's not really a texter. Huh, that's odd. Anyway, want a picture together? Sure, I guess. Is this something you normally do with your opponents? Not really. I just thought it would be a nice memento for you to have after you lose your title tonight. That's a keeper. I'll text you the pic. Thanks. Actually, no, on second thought, I'm not really a texter. Sono riuscito a rendere più patetico anche nella realtà Jason Jordan, cioè è roba grave, ragazzi, eh. È difficile rendere Jordan più patetico di quanto non lo sia The wait is over. veramente, This one's for all the marbles, and it's coming up eh. Ah next. sì, è It's vero, il Jason video sui Jordan 5 peggiori against an TLC di imposing sempre. adversary. Così facendo mente locale, tre te li so dire già io, ma dopo guardo il video e vedo se avevo ragione. Esatto, però Jason Jordan, boh, mi sembra il minimo. E questa sarà anche la nostra prima difesa, dimenticavo. Che forse è la cosa più importante di tutte. Vediamo di che cosa dobbiamo aspettarci da questa prima difesa contro un avversario improponibile. Che viene fischiato da chiunque, anche dai suoi genitori, quelli veri però, non da Kurt Angle. Stanno arrivando cafuddate di notifiche che non ha chiesto nessuno, Hey grazie, Byron, here's a ecco qua. little trivia question for you. Who's the only person with the NXT SmackDown and Raw tag team titles? I know, Jason Jordan. For the first time in your life, Saxton, you're right. He read it off my notes. Fair point. Jason Jordan joined Raw in Mamma 2017 mia, i fischi che gli stanno as general tirando. Cioè, manager peggio che Kurt nella Angle's realtà, eh. son. What a wonderful Siamo moment that was the sinceri. news. The Indian Invader is here. It's Fuzz. Perché continua a chiamarlo l'Indie Invader? Che è pure brutto da sentire. Però mamma mia, come gli sta bene la cintura. Una cintura vera, soprattutto. Le sue spalle sono sempre troppo grandi per essere utilizzate in maniera comprensibile. Ah, giustamente c'è anche la grafica. Ok, Introducing the challenger from Chicago, Illinois, weighing in at 245 pounds,
Jason Jordan. Introducing the champion from New York, weighing in at 277 pounds, he is the Intercontinental Champion, Jack Burton. Ormai ci beviamo di quella cintura come è giusto che sia. E vediamo se succederà qualcosa. No, dobbiamo solo fargli il culo a Paiolo. E non chiedo altro nella vita, perché non avete idea. Devo vendicarmi di 6 mesi di storyline inutile. Quindi Jason, se mi permetti. No, devo fare lo stronzo, No. Ecco, grazie. Queste cose mai più. Ma la vuoi smettere? Oh, che cazzo. 20 minuti. Sta lì roll up che roll up. Dai che ci dà. E mo mi sono rotto il cazzo. È già stanco però base. Grande e grosso ma per nulla. Abbiamo variato un po' l'offensiva che insomma non so cosa è successo ma credo gli abbia fatto male. Così è intuizione. What a stop! Good grief! Circling back to your earlier point, Corey, you have to think Nurse will play a big part in this match, which I think favors the champion, especially considering how many times the champ has been in big time matches like this. La vuole menare. Used to the bright lights and bright stage. Dare I say, it's almost second nature at this point. No. Oh. E vedevo un po' di confusione. Ci siamo ripresi. Here we go, back inside the ring. Walking around the city earlier today, guys. The only thing anybody was talking about was this title match. Everywhere I went, from the coffee shop to the bookstore, everybody was talking about this match. Alza il culo, dai. Back in the ring now. Ci abbiamo cose più importanti da fare. Su. Tu proprio sei l'ultima cosa a cui voglio pensare. Ecco qua. Il ragazzo deve farsi un po' più veloce. Oh, finalmente ne abbiamo centrato uno che ci abbiamo provato una cosa come 820 volte e puntualmente non ci riuscivamo. Adesso schiantiamolo dentro e prepariamolo per l'ordinaria amministrazione. Dai the bus driver, su. L'abbiamo ribattezzato così. Ed è già messo malino, quindi. No. Lo stronzo non ce la vuole fare, proprio vuole. Vuole morire di una morte atroce. Ci sono io per negargliela. Su. Adesso dimmi che vuoi anche rialzarti. Su. Mi sembra giusto. E partiamo facili facili, che ormai è diventata un'abitudine. Considerato l'overall imbarazzante del nostro ragazzo, abbiamo tenuto fuori delle vittorie anche abbastanza improbabili. You think Jason Jordan still wants to take a selfie with Buzz now? Real classy, Byron. What the heck? Do you hear the buzz? It's the sound of the cicada emerging after years of slumber from their underground existence. Just as you have emerged from the underground and made your presence known. Unfortunately for the cicada, when it tunnels its way to the Earth's surface, it only has mere weeks to live before it is eaten by a predator. Well, I am that predator. For I am the eater of worms. You should have stayed underground, my friend. Because now I am coming for you.
This has the potential to be a very bad situation for Buzz. Molto interessante come cosa, Riescono a usare. Stanno riuscendo a usare Bray Wyatt in maniera migliore di come non l'abbiano fatto nella realtà. La cosa già mi fa piacere. Ancora vorrei capire. Vabbè, direi vorrei capire. Già che vedo Bray, già che abbiamo visto Bray Wyatt, immagino di capire dove stiamo andando a parare. La settimana successiva. Proseguiamo e vediamo cosa ci aspetta. Che mi sa che abbiamo appena scalfito la superficie della follia a sto giro. Su, fateci vedere. Il solito furgone. Cosa fate nei privi? Ormai è. Hey, not to be weird or anything, but I've been meaning to ask you since you got to Raw. What's up with you driving this retro van everywhere? It's just what I'm used to. Così su due piedi, Bailey. Cazzi tuoi mai. Kind of. Okay, I definitely lived in it when times were tight. And then when I signed with WWE, I decided to fix it up. Keep it running. Interesting. And the bug logo? Oh, this used to be my dad's work van for his exterminator business. It's pretty much the last thing he gave me. I guess his way of supporting my crazy wrestling dreams. That's cool. I mean, other than the fact that it still kind of smells like pesticide. Well, I think your dad would be really proud of what you've accomplished so far. Yeah. Yeah, me too. A cosa è servito tutto questo? Mistero. Don't move. We have a great match coming up next. We have a real fan favorite against an imposing adversary. Ci manca il momento jobber, giustamente. Canegare. Ok, siamo anche già pronti, quindi non sarà forse un match vero e proprio. You can feel the excitement. Buzz. E vediamo mo che succede. Abbiamo visto. Abbiamo visto Bray Wyatt, vediamo che cosa succederà da adesso in poi. Perché tanto, come ho detto prima, abbiamo scalfito la superficie della follia, quindi succederà un po' di tutto. E riguardo alla follia, niente niente che c'entri anche una vittoria di Kurt Hawkins, quindi. Io vorrei sapere che cosa lo spinge a. Che cosa lo spinge a rimanere in WWE nonostante tutto, ma. Non sono affari miei, andiamo avanti. Sa che questo forse è l'unico vero avversario alla nostra portata. Facendo i giusti calcoli. Normally I'd say it would be a concern, but luckily he's facing Kurt Hawkins, who's on a bit of a losing streak, to say the least. Già che ci siamo, ci giochiamo pure un pochino con lui. Vaffanculo, ogni volta sta cosa. Non l'hanno risolta nemmeno dall'anno scorso. Suplex. Questi impatti inutili e stranissimi che. Ok. Lo decapitiamo come solo noi sappiamo fare. E torniamo dove eravamo rimasti, su. Well, he had to expect to take some punishment tonight. You don't. Stiamo prendendo una certa confidenza con gli attacchi aerei. E poi no. Ma sarai un pezzo di stronzo, scusami, Detto in simpatia. Oh, nasty impact. Addirittura, tutta questa potenza devastante. Perché non mi esce il tasto? Oh, ecco. Questo perché non lo vedo, ecco perché. È troppo piccolo. Da questo televisore non si vede una cepponzia di minchia.
Continuiamo a menarlo, che tanto. Cosa vuoi che succeda? Appunto, tanto. Lanciamo tipo frittatina. Pura una culata in faccia che non ci facciamo mancare nulla. E dai, The Bus Driver, come sempre. Non è proprio il... lo scontro in sé è la parte più importante della storia, quindi lo affronto in maniera abbastanza superficiale per ovvie ragioni. Però sto stronzo non vuole andare giù e quindi devo ridiscutere tutto il discorso da capo. Su! Dai, su. Andiamo tutti a casa che non ho più voglia, dai. A posto, grazie mille. E vediamo cosa succederà mo, perché tanto abbiamo visto. E adesso quell'interferenza prima. Vediamo cosa succederà mo. Sento fischi e non sento la musica, quindi dovrà succedere qualcosa, se tanto mi dà tanto. Appunto. It's the sound of insects buzzing all around us. But unlike you, they serve a purpose. My fireflies light up the night so maggots can seek out and dine on rotten flesh and waste. But you, you're simply a parasite, feeding off of everyone you encounter and giving nothing in return. Your lineage itself was built on someone whose sole purpose was to leave death in their path. To exterminate. And I find that amusing. Because that is exactly what I'm going to do to you. You see, at TLC, you can leave your precious title at home. I'm not concerned with that trivial ornament. What I am concerned with is your demise. Your extermination. I'm not gonna stand here and let you try to play mind games with me. But what I will do is accept your challenge for a match at TLC. Ci siamo infilati in un... What is happening? I have no idea, but this is a sick man we're dealing with. Luckily, we're not the ones dealing with him. He's Buzz's problem now at TLC. Madonna, pure la stronzata dei vermi. Davvero, lo stanno bucando meglio nei videogiochi che nella realtà, Bray Wyatt. Non so che altro aggiungere, davvero. Oh. Hey Matt, sorry to interrupt, whatever it is you're doing. What does it look like? I'm rosining my violin bow as one does. Yeah, of course. Listen, I've got a match coming up against Bray Wyatt. Adesso ci divertiamo sul serio, eh? I was just hoping you might be able to give me some advice. Brother Buzz, are you woken? I don't think so. If one is not woken, then there is no hope in combating a force such as the monster you speak of. And even I, who is supremely woken, have lost many battles to him in the Great War. Okay, so how do I become woken? That is like asking how your vassal breathes the air. It must materialize on its own. Or there is the technique of a jump to the multiverse, but all this rosining about and dispensing of wisdom has given me much weary. I must retreat to my quarters. Good evening, compere. Okay, thanks. Ok, non l'abbiamo visto yes. In tutta la sua interezza, well, sure, ma almeno questo ce l'abbiamo. Oh, it's Bray Wyatt. Ok, lo dobbiamo menare nel parcheggio.
Bastava dirlo, eh. Non c'era bisogno di stare lì a... Ma cosa carichi cosa? Dovevi solo andare e cominciare. No, pure la schermata di caricamento. Vabbè. Almeno muoviti, cioè, in tutto questo. Manco quello, eh. Adesso, ok, bene. Allora io inizio a prendere il largo, ma ci vediamo dopo. Eh no, sta correndo lo stronzo, aspetta un attimo. Ehi, ho due menate dritte in faccia, giusto per gradire te le tiro, che vuoi che sia. Ce la fai a prendere una minchia di scala? No, vabbè. E lo faceva bastardo. Bastardo figlio di trota. No, non si fa così, signor Bray Wyatt, per cortesia. Vedi tu adesso se non mi devo rompere i coglioni. Va via. Lasciamo in pace, va. Andiamo nel parcheggio, va. The action is officially on the move. They're on the move again. Porca di quella. Vabbè. Capito, perché se ti spingo da una parte tu devi andare dall'altra, però. Il senso di tutto questo qual è? Nel frattempo due schiaffoni giusto per gradire, glieli tiro. Vabbè, deve star qua a menarmela. Su, andiamo nel mio furgone, su, che facciamo, che voglio fare le cosacce. Su, ti aspetto, che tanto. L'animazione che non si è collegata neanche per scherzo. Molto bello. Perché c'è una tanica di benzina? Non ci voglio credere. No. No, dai, che questo è proprio da stronzi, cioè. È da stronzi assoluti. No, questo è sick. Questo da pezzi di merda fotonici. Cioè, non riescono a lasciare in pace i morti manco nelle storyline dei videogiochi. Perché forte di loro, cazzo. E quindi ci ha bruciato il furgone sto figlio di puttana. E sicuramente non aveva la forte incendio a base. Mamma mia, però almeno c'è della scrittura dietro, cosa che non c'era gli altri anni. Da quel punto di vista è un enorme passo in avanti. La settimana successiva, giustamente abbiamo un po' di coglioni girati. Buzz arriving for his match tonight at TLC versus Bray Wyatt. Yeah, I noticed he wasn't driving his van because Bray Wyatt torched it. And that wasn't just any van, it was a gift from his late father. You have to imagine he'll be seeking revenge on Bray Wyatt tonight. Ci mancherebbe altro, voglio dire. Che cazzo. O mi ripaga il furgone o mi ripaga con la vita, quindi. Insomma. Sembra il minimo. Ok, sentiamo un po' cosa hanno da dirci. But I need to personally make sure you're both physically and mentally fit to compete tonight after what Bray Wyatt did to you last week. Preoccupazioni. Ah,
Hey, you probably don't want to talk about it right now, but almeno abbiamo capito perché se Nano non le ha parlato il furgone. Thanks. I appreciate you saying that. Wait. Were you going to hug me because that's your thing or because you're worried about what might happen tonight? Pure qui la fanno la... More the second one. I'll be fine. The only person anyone should be worried about is Bray Wyatt. La faccio da culo pure nei videogiochi, sta disgraziata. Proprio è più. È una roba. una roba fisiologica. Cioè, il terrorismo. Un attacco di Al-Qaeda nel backstage. Ma che cazzo sta succedendo? Pure, anche queste cose adesso fa. Non lo sapevo. Where is Bray taking him? Somebody needs to stop this. Ma che cazzo. Per carità, mi sta piacendo sta cosa. Cioè, c'è dell'impegno dietro. Forse anche più che... C'è più impegno qui che nel booking di Raw. Però dove cazzo stiamo andando a parlare? No. Dai. L'avevo vista nei trailer però. Non mi immaginavo ci fosse veramente. Sai che... Ma sì, dai. Andiamo sul tranquillo con l'uomo con la mazza da baseball. Che insomma, il... Come si dice? Il tizio col martello, che era palesemente il Triple H zombie, che ancora non ho capito il senso. Non è che mi faccia stare tranquillissimo. Figa comunque la maschera, eh? Meglio dell'originale. Aia. Ha fatto male quello, eh? Adesso guarda come ti faccio male io. Ammesso che tu sia veramente Baron Blade. Ovviamente, immagino sia una roba tipo un qualche trip strano. Nel dubbio continuo a creparlo da mazzetto. È un po' povera però come ambientazione. Mi aspettavo qualcosa di un po' più studiato. Magari lo faranno l'anno prossimo però. Un po' mi delude il... Altro, belli questi, belle le urla in sottofondo, quelle che sento. Io nel dubbio continuo a mazzularlo che è un piacere. Tipo ammazzate nei coglioni soprattutto, non ci avevo fatto caso. Riprenditi e saccagnalo. Devo ricambiargli le mosse interne e esterne del ring perché dentro fa una cosa, fuori ne fa un'altra. Non sta né in cielo né in terra. Ok, andato, fuori uno. Ah, mi tocca lo stesso Triple H Zombie, mi va bene. Anche se continuo a non capire il senso, ma ripeto, lasciamo perdere. Vediamo dove cacchio andiamo a parare che... Certo, ci fossero meno schermate di caricamento apprezzerei molto di più, sono onesto.
Oh, beh, giustamente. Adesso tocca a lui. C'è quel sentore di House of Horror che... No, ti ci devo portare io sul trattore, che fai? Beh, stai cercando di schivarlo ogni tanto che magari riusciamo anche ad andare avanti, lo sai? No, eh? Su. Vediamo di portarcelo su sto cacchio di trattore che... Voglio vedere cosa mi devo aspettare. Ok, vediamo un po' cosa succede mo. Ovviamente senza commento perché non è un match regolare, è una roba strana, come al solito in queste situazioni. Che direi, sembra anche bucata bene per adesso a livello di... A livello di match vero e proprio. Piantato di faccia, ma soprattutto dove sono le armi che erano qui? Ah, ecco. E voglio... Ecco, ci è voluto poco. Più veloce di quello che pensassi. Ma per carità, possiamo smetterla con questi rumori imbarazzanti? Cioè, va bene l'atmosfera, ma non capisco mica. Starei anche cercando di schivare, ma non ce la posso fare mai. Oh, ecco. Dai, ed è... Ok. Ritorniamo dove eravamo rimasti. Su. Dai, ed è mazzato. Ok. Proprio di quelle prepotenti. E violente come non mai. Ok, mo che vedo già la benzina lì in fondo e non sono tranquillo. Vabbè, l'abbiamo già vista sta cosa, eh? Non è una roba nuova. E mi sa che gli abbiamo preso il pan per focaccia. Ma mi sa che non è mica finita così. E invece è finita così. Il capitolo finisce così. Ma siccome non è passata neanche mezz'ora, non mi sembra il caso di finire qua. Quindi andiamo avanti. Buzz è stato un fan di Metal Gear Solid. Bas non è sicuro di come comportarsi con me da quando è diventato Woken. E vabbè, e questo è una roba che ci giocano un po' tutti. Non abbiamo scelta, dobbiamo per forza parlare con Angle. Vabbè, sentiamo un po' che avrà da dirci, ma... Tanto complimenti per la pettinatura del dottore e le sopracciglia soprattutto.
How are you feeling today? Not great. I'm sore, I have a nasty headache. I only remember bits and pieces of what happened. Probably a side effect of whatever Bray Wyatt used to knock you unconscious. Could also explain some of the things I saw out there. A full recovery is what's most important right now. But unfortunately, we don't know yet how long that might take. So I have some bad news. Triple H is making me strip you of the Intercontinental Championship. Ma porca puttana, cazzo, è mobbing, non è? I believe you can too, but Triple H doesn't want to wait around and see. He said his decision was final. I'm sorry. I'll try my best to give you a chance to regain the Intercontinental title when you return. Now try to get some rest, okay? Ma porca puttana. Una sfiga dietro l'altra, sto povero disgraziato. Gli durano 10 minuti i titoli a sto povero disgraziato maledetto. Cioè, è tutto un rendere vacante qua. Ma che? Non è molto seria come cosa, eh. Settimane dopo, sti cazzi, non ce li vogliamo mettere. It's been weeks since we last saw Buzz after his kidnapping and battle with Bray Wyatt at Wyatt's compound. I know you don't like to ease into things, so you'll be in action tonight in a tag match versus the Bar. Yeah, I got your text about it earlier. Who's my partner? I thought I'd leave that up to you. Grazie. Però che cazzo devo scegliere? La lista è lunga, vedo. The scuttlebutt around town is that you're looking for a co-producer tonight. Well, have I got two words for you. Buzz Dust. Or we could be Gold Buzz. And as a partner, I aim to please, so it's your call. Oh, God, how about Buzz Gold? No, that's terrible, jeez. Darn it, Goldust! You always come on too strong. Hey. Ah, non l'hanno doppiato, bellissimo, mi fa molto piacere. Scusate, ma la gente mi cerca nei momenti più improbabili. Ah, dicevo, non si sono neanche sprecati per doppiarlo, Balor, i miei complimenti. Probabilmente non aveva voglia, o lo hanno sentito parlare, hanno detto no, meglio se non lo facciamo parlare. Anni fa, 2 anni fa, imbecille, 2 anni fa. Non anni fa, vabbè, lasciamo perdere. Hey, I heard from my dad that you're looking for a tag team partner tonight to take on the Bar. As someone who's defeated them before, I assume you're gonna be choosing me. Pensa a non ti scegliere neanche per giocare a bridge. Figurati. Ecco appunto. Something's different about you, and I can't put my finger on it. No, I just figured it out. It's that you no longer have a title around your waist. Oh. In fact, it wasn't that long ago. Testa di cazzo. You had 2 titles, and now they're both gone. Things change pretty fast around here, don't they? La risposta giusta. There's no way in hell I'd be your tag partner tonight. Ecco appunto. Quindi? Hey. Che altro devo fare? Non lo so. Yes! You got it. Non ho capito chi cazzo ho scelto, però. C'è qualcosa che non torna.
When we return, it's a battle where the participants will need to know where they are. E mi tocca andarci con Goldust. Vabbè. We have a team led by a real fan favorite. Big time matchup. Vediamo un po' cosa ne uscirà fuori con questo tag team improvvisato che ho sbagliato a fare. Vediamo adesso che cazzo ne uscirà fuori. Vediamo cosa, che match strabiliante ci aspetta. Buzz, un uomo che non è capace di tenersi una cintura, più per colpa degli altri che per colpa sua. Almeno questo è ciò che abbiamo visto finora. Pure gold. Vabbè, c'erano idee migliori, lo so, ho sbagliato io. Madonna, è vero, sta entrata del cazzo. Comunque non so, li ho visti dal vivo, non è così luminosa l'entrata, eh. Non, anzi, esagerano pure con le luci qua, eh. E devo dirla tutta. Vabbè, sti cazzi, andiamo avanti, dai, che non c'ho più voglia. Meniamo un po' di teste. Ok, non c'è neanche. Ma pigliate pure per il culo, non ho capito. E manco vi muovete? Così funziona? Ma non ci state neanche provando, ma che. C'è qualcosa di sospetto, direi. Vabbè, nel dubbio vi prendo a calci in culo, voi fate come volete, va? È di poco sospetto che non si muovano neanche per scherzo, però. Chi se ne frega, non lo vogliamo dire. E via di culo pure, perché non ci facciamo mancare nulla. Intanto giochiamo con il signor Cesaro. E fanculo per ogni volta sta cosa. Ma davvero non ci stanno neanche provando. E va bene. Vorrà dire che ti faccio volare. Manco ti faccio andare a terra, Rico, Bastardo. Bastardo figlio di trota. L'unica cosa che doveva fare è riuscito a farla. Io mo me la piglio pure col tuo amico, che vuoi che sia. Problemi non me ne faccio. Puoi allontanarti quanto vuoi che te piglio su. Appunto. L'ho pigliato uguale. E faccio volare pure te, che tanto non mi costa nulla. Ma che sono tutti sti fischi, scusate, Che c'hanno da fischiare? Non comprendo. Vabbè, io nel dubbio continuo a pestare, no? What a vertical suplex. Sheamus starting to weaken some. And he has suddenly shifted here, Michael. Io lo centro così, in allegria. Già pronto per chiudere i conti.
Su, il bastardo. Sei un grandissimo infame. What a strike. Vabbè, la risolviamo così. Here we go. Distance there. Su. Goldust in off the tag. Chi cazzo te l'ha chiesto? Io nel dubbio rimango da questa parte che non si sa mai. Aspetti che me ne vado, non si preoccupi. Ho sbagliato. No, porca. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dustin Rhodes has spoken extensively on the pressures of trying to step out of his father's shadow. The persona of Goldust came at the perfect time for the son of the American dream, Dusty Rhodes. Goldust has said in various interviews that it took him about 9 months to finally be comfortable as Goldust. But he knew once the gold face paint was applied that the idea of Dustin Rhodes in the ring was a thing of the past. No, mi sono perso qualcosa, non mi ricordo come si rientra adesso. Check out what Cesaro sent out on social media recently. 7 shows in 8 days around the world and being the bar every minute of it. Well, battling all over the globe is just Cesaro's way of life. Come si faceva? Aspetta un po', no? Nasty drop. Mi sono perso qualcosa, fanculo. We touch on Cesaro's rigorous work ethic, taking him around the globe. It's an example of how Cesaro sets the bar. Cesaro doesn't set the bar. Cesaro is the bar. The Swiss cyborg thrives on his schedule. Cesaro's type that never wants to take a day off. Non me lo vuole dare. Going, strengthening his game every single night, night after night. Comes in off the tag. Ok, torniamo dove eravamo rimasti. Con il 90% del momento ho mandato a puttane, grazie mille. E io continuo a schiantarti da una parte all'altra, che vuoi che sia. Suplexiti un paio di palle. Faccio volare dappertutto. Ci si diverte con poco, devo dire. Ripetiamo, giusto per non perdere l'abitudine. Prendiamo un attimino le forze e poi ok, abbiamo risolto il problema principale. No, ho sbagliato. Ok, chiudiamo e andiamo a casa. Su. Ok, e vediamo un po' cosa succede, perché tanto abbiamo visto. Sta succedendo piano piano di tutto. Hope everybody at home set those DVRs because that was a match you're going to want to watch again. Okay, vediamo adesso. No, sembra tutto normale. Winners, Jack Burton and Goldust. Aggiungo io, meno male, perché non è che ogni settimana deve succedere qualcosa. Però immagino che dovrà succedere dopo. Quindi lasciamo fare. E infatti, eccoci qua. Su. Bray Wyatt has unfinished business and he's not alone. Oh, and look at the punches teeing off. Sent to the outside.
Oh, from behind, that'll give you some whiplash. Buzz is outnumbered now. Perché ho già capito chi è? Voglio dire, ci sta anche, visto il discorso che ha fatto prima Bray Wyatt. Quindi, sì. It's Finn Balor. Luckily for Buzz, he appears to have made an ally. Ah, meno male. I want to know who the heck that guy in the sheet mask was. Byron, go ask Bray. No, ho già un... La settimana successiva, mi sa che credo di aver capito tipo in 10 secondi chi è il... I welcomed you back last week because I missed you, Buzz. I really did. We became so close before your unfortunate injuries took you away from me. So I waited eagerly for you to return while you convalesced. But it was during that time that I met a man. Someone who was once a host of your parasitic behavior. You traveled up and down the road together. But when it came time to emerge from the underground, you left his carcass for the vulture. He was no use to you anymore. But he is of great use to me. You see, in our last encounter, you destroyed something important to me, and now I will destroy someone important to you. But this is of your doing, Buzz. You left him for the vultures, remember? I'm simply doing what comes naturally. Swooping down and consuming the flesh that you left exposed. We still have no idea who this guy is. Non che ci voglia la scienza, eh? Appunto. You have got to be kidding me. Bray Wyatt has recruited Cole Quinn? Or whatever's left of him. Somehow, this just got even more personal. Non servirà un cazzo, ma proviamoci. Almeno la rendiamo una cosa più Cole. Più emotiva. Cole, it's me. I don't know what he's done to you, but... Tra l'altro bellissimo, ha l'amplificazione naturale perché sta parlando col riverbero del microfono senza il microfono. Last time we saw Cole Quinn, he was wrestling in Japan. This is not the same Cole Quinn we saw then. No, that Cole Quinn was on good terms with Buzz, and now it appears Bray Wyatt has broken Cole down both physically and mentally. It's obvious that the issues between you two are far from over. So at Survivor Series, you're going to face each other in a rematch. But this time, I'm going to make sure that the match makes it to the ring and stays there. And there will also be no way for anyone to interfere. Because your match will be taking place in a steel cage. Buzz is going to get a shot to even the score with Bray Wyatt in a steel cage match at Survivor Series. Okay. Sembra interessante. We have 15 feet of steel. The stakes are enormous. Però onestamente non è questa proprio una musica da Survivor Series, è più da talents on the roster today against Bray Wyatt. Più da Sweet Home Alabama, che cazzo? Aspetta che mi stacco un paio di denti e inizio a masticare il coso di grano. Get ready, WWE Universe. It's Buzz. E chi c'è qua? Vediamo. Vediamo come si articola il match. Che mi... Forse quella è la parte più interessante alla fine. Thank you.
just has an innate ability to mentally disturb anyone who opposes him. And he's awake now. He's woken, Cole. Io più lo vedo, più penso all'occasione che è stata sprecata con questo ragazzo. In almeno 27 maniere diverse. Sono riuscito a sprecarlo così. Non so che dirvi davvero. E vediamo un po' come dobbiamo articolarlo. Insomma, c'è allora. Both men have extensive offensive repertoires, lasting endurance, and an insatiable appetite to be number one. Oh, meniamolo senza pietà, visto che è quello che ci chiede il gioco. Soprattutto è anche abbastanza credibile dal punto di vista della storyline, come inizio. This is raw power here. Continuiamo. Fa figo effettivamente sta cosa del rolling suplex, quindi dai. Another. The superstar still not done. E opla. Pensa ai cazzottoni che ti stanno per arrivare, caro il mio Bray Wyatt. E mi sembrava strano che riuscissimo a prenderlo in pieno al primo colpo. E dicevo, stai giù. Che forte di te proprio, eh? Mamma mia, che figure di merda stiamo facendo. Many consider this man to be a monster. When Bray Wyatt created the Wyatt family, he living, breathing cauldron of evil. There are few things we can all agree on, but that's definitely one of them. The man should be applauded for his work. Applauded. Bellissimo, ma dai, cazzarola. Prendi un briciolo di. There's a certain feeling that comes over the combatants in a steel cage match once they hear the door close and see the official lock it. A superstar must know that their body is going to be thrown against the steel, pura. That their face will most likely be raked across the cage, and that anything is legal in this environment. He's going for the pin. Oh, kick out. Come on. Vabbè, did you really sapevamo think that was era... to take out a Wyatt? Mo deve rompere le palle. Adesso dovrei venire ad ammenarmela di prepotenza, vero? Ok, vediamo un po'. Era ovvio che non si potesse intervenire, che non ci potessero essere interferenze. So much for the cage preventing anyone from interfering. And it's 2-on-1 yet again. Mai fatta sta cosa, però lasciamo perdere. Here comes Finn Balor. This is exactly what Kurt Angle didn't want to happen. Too late now. E me la piglio in culo. Complimenti. Finn Balor can't help him. It's over. Bray Wyatt has managed to defeat Buzz in a steel cage match where all hell broke loose. Boh. Mi deve essere perso qualcosa allora. Vediamo la sera successiva. Welcome back to Raw, where Buzz is still feeling the effects from his brutal match last night with Bray Wyatt. You're too late. I used up all the trainer's ice. I don't blame you. That was quite the battle out there last night. Well, thanks again for trying to even up the odds. No need for thanks. After what they did to me last night. E anche qua non è il doppiatore, non è la voce di Balor. Bene, complimenti, eh. Everything I had and Bray still managed to come out on top. Was it really everything? Of course it was. What are you saying? I'm saying to beat someone like Bray Wyatt, you need to get past what you think are your limits and embrace your inner demon. At least that's what worked for me.
I'm willing to do whatever it takes to beat Bray and get Cole back. I just have no idea how I'm supposed to find my inner demon. If it is demons that you seek, you should consider venturing to the multiverse with me again. Wait, did he say again? Yeah, I've never been to the multiverse with you before. You have been before, in a different vessel, which is why it was deleted from your memory. I don't know about this. You said you were willing to do whatever it takes. I'm not sure about this either, Buzz. Adesso mi sa che ci divertiamo. I thought a steel cage match was the best possible solution to settle the issues between you and Bray Wyatt. But obviously I was wrong. So I've decided that at the Royal Rumble, you and Finn Balor would take on Bray Wyatt and Cole Quinn in an Extreme Rules match. Okay. Ci sta. Scambiamo due chiacchiere con il nostro amico Lemet. Do not express worry. I have made many successful jaunts to the multiverse. Or when exactly is it? The seven deities have deemed that the multiverse cannot be found on a map or in a calendar. Instead, it's all around us, all the time. Don't you remember from your last journey? No, comunque, infatti. Oh, yes. On your previous visit, I believe your spirit was held in the vessel of an ostrich. Such a fantastic pheasant. Vabbè, ormai. Sti cazzi nei match secondari. Since he's become woken, he's clearly accessed some hidden away dark places, which is exactly what you need to do if we're going to defeat Bray and rescue your friend. Ci mancherebbe. That's good. You can harness your fear to fuel your inner demon. Non sei l'unico. Vai nel... No. Che cazzo sta per arrivare? Scusatemi, perché ho una certa paura, se devo dirla tutta. Cosa sta per succedere nella mia vita? Madonna santissima, cosa sta per succedere? Welcome to the multiverse. It's delightful, isn't it? This is amazing. There is even more to see if you open your mind and look towards the cosmos. You will encounter the various vessels that we have existed in. Sì, esatto, quello che ho detto prima. Dai, anche Vanguard One, dai, cazzo. A great Egyptian pharaoh in Giza. Unfortunately, that vessel met its demise from the bite of that wicked asp. Do you remember, Brother Buzz? You roamed about Antarctica centuries ago. Was I some kind of explorer? No, you were a polar bear. Oh, let me guess. I was a shark too. No, your vessel was eaten by a shark off the coast of Australia in the 1940s. How gruesome. What's that? I think it's the Blade of Baron. Good match, Van Gogh. It seems as if we've slipped into the current dimension. I am truly happy for you. I don't want to be here. Big things are happening for us. He is the soul most tortured who has lived many conflicted decisamente diverso. I said I don't want to be here.
make it stop. You must face your fears to find your inner demon, brother Buzz. Setbacks due to hallucinations. I warned you not to get on Triple H's bad time. You did it! You're now ready to create your alter ego that will walk beside the Demon King! Praticamente hanno fatto. Hanno il. Questo è Jack Nesdake con Ultimate Warrior 2.0. Cosa vuol dire questa cosa? Spiegatemi. Yeah. You are now ready to delete the consumer terrestrial entities. Yes. Ma che cazzo, pensavo ci dovevo parlare, non che mi ci dovevo vestire. Porca puttana. Era anche abbastanza seria come cosa, ma ovviamente abbiamo mandato tutto in vacca in nome del Broken Universe, però che cazzo. Hey, where have you been? I've been looking all over for you. Bzzz. Wake up, I'm talking to you. Finn? Where have you been? I was in the multiverse with Matt Hardy finding my inner demon, just like you suggested. You've been gone for weeks. Weeks? Welcome back, Brother Buzz. I neglected to mention that the multiverse creates rifts in the Earth's time spectrum. What felt like 30 mortal minutes was indeed minute weeks. Oh, God. But it was well worth it. In your effort to make the vile Bray Wyatt obsoleta. Weeks. You're probably a little out of sorts right now. But our big tag match versus Bray Wyatt and Cole is tonight. So you need to get your head on straight if we're going to defeat them and have any chance of helping Cole get out from under Bray's control. Don't worry, okay? I may have been gone for much longer than expected, but I found what I was looking for. And you'll be seeing it tonight. Weeks. Meraviglioso, davvero. Ripeto, si sono impegnati più per la... Si impegnano più per le storyline dei videogiochi che per quelle vere. Mamma mia, veramente. Adesso vediamo il gigante artico. Tra l'altro ci sta come alter ego, visto che base è enorme. Adesso vediamo. The crowd is buzzing with excitement. Buzz is here. Ok, già che entriamo con l'entrata di ballo significa che sta per arrivare una roba congiunta molto tamarra, sicuro. Mi ci gioco quello che volete. Madonna, che rottura di palle per sti intro chilometriche ogni volta. Che figa, tutto quello che vuoi. Però che palle. Avevo detto che usciva fuori una roba tamarra. E infatti. Sì, c'ha un suo perché col coso artico, base, effettivamente. È credibile come
come ring attire. Sì, funziona come cosa. Però veramente, che cazzo mi... cioè, almeno se dovevi fare questa cosa, dammi dei costumi più credibili, non sta boiata allucinante. Anche se, ripeto, il pantalone funziona come cosa. Però veramente non ce la posso fare. Non ce la posso fare mai nella vita. Did you guys see the WWE 24 episode about Buzz? I highly recommend it. Yeah, you also highly recommend a sushi joint when we're in Topeka. I think I'm gonna pass. È spettacolare questa cosa, diciamocelo. Forse non per le ragioni giuste, però è spettacolare. Diamogliene atto. Ci siamo rotti il cazzo, andiamo avanti. Mamma mia, avevo detto che ci saremmo. Ah, non se la toglie neanche la cosa da. Pensavo se la togliesse eventualmente la sua. No, se la tiene. Ma oh, porca troia. Porca troia, non ce la. Non ce la si può fare mai davvero, cazzo. Let's not forget, despite Buzz's animosity for Bray Wyatt, he still wants to help Bray's partner Cole Quinn. That has to have an impact on Buzz's performance in this match. Allora, se si fosse tolto il, come si dice, il. Very curious move to go for a pinfall at this point. Too early in the match. Come si chiama il. Il cappello da orso l'avrei apprezzata come cosa, però porca puttana, non se lo toglie. No. Non ci provare, sono più forte io, stai buono. Anzi, te lo ricordo al fondo di sediate. Ecco qua. Ah no, no, che cazzo. Sarei anche amico, ma bisogna un po' svegliarti a suon di. Che cazzo. Sono bastate un paio di sediate. Che merda. Magari adesso si dà una svegliata e lo recuperiamo, visto che l'abbiamo preso a allegramente assediato in testa. But Buzz has finally defeated Bray Wyatt. But where does Cole Quinn stand in all of this now? It's over now, Cole. Bray never cared about you. But I do. Come with me. Everything will be okay. I'm sorry, Buzz. I don't know what happened. It's okay. It's all over. This is bigger than revenge. Buzz has seemingly rescued his friend Cole Quinn from Bray Wyatt's control. È sospetta. C'è qualcosa che non cosa. Ah, pure tu? Vabbè. Finn Balor doesn't just throw that gesture around anyone. It's reminiscent of what we saw between Buzz and AJ Styles in Japan. But what does it mean? It means that Finn Balor and Buzz have formed a bond that won't soon be broken.
Sono perplesso, ma immagino che sia finito il capitolo. Ne abbiamo ancora per un po', dai, quindi proseguiamo. Oh, già che vediamo il faccione di Triple H, mi sa che torniamo sulla storyline principale. Vediamo un po', anche perché se riuscirò a finirlo prima della fine dell'anno sarà molto bene, andrà molto bene, perché la mia idea è di, una volta arrivati a gennaio, di staccare tutto e cambiare con un'altra serie su Twitch, quindi se lo finiamo prima meglio ancora. E queste musiche. Vediamo adesso che cosa è cambiato e cosa succederà da adesso in poi, perché devo pensare che adesso siamo di nuovo culo e camicia con Cole, quindi possibile che a sto giro ci andiamo anche per i titoli di coppia. His huge win at the Royal Rumble, Buzz is ready to address the WWE Universe. I was recently on a podcast where they said that after I unleashed my inner demon to defeat Bray Wyatt, that I was now the new monster among men in WWE. You can either agree or disagree with that statement, but it got me thinking. If I really want a nickname like that, I have to earn it. Which brings me to Braun Strowman. What better way to become the new monster among men than to defeat the old monster among men and become universal champion? Minchia. So I might be crazy. Stiamo scalando la montagna alla velocità supersonica. I'm calling you out. Let's find out face to face. Soprattutto nessuno si ricorda che abbiamo iniziato battendolo, no? Non so ricorda nessuno? Ma non mi sa che abbiamo prima un po' da fare, vero? That is Su. Not Braun Strowman. No, but he's just as dangerous, possibly more. Quanto ci vuole rompere i coglioni stavolta? The new monster among men, Hubbuzz. It sounds like someone's gotten a little full of himself. Now I'll admit, you've had some success. But that's because you had it way too easy under Kurt Angle. Sure, you've had some tough battles, and I've stripped you of your title when you were injured. But Kurt's pretty much been looking out for you the entire time. Well, that all changes now. Because I'm going to personally make sure that nothing on Raw is ever easy for you again. That means no more of you getting to request matches, let alone title shots, whenever you want. In case you need a reminder, you don't have that kind of authority. I do. So if you want a shot at Braun Strowman and his universal title, tra l'altro, che bella questa timeline dove Lesnar non è campione. Oppure Lesnar non si è presentato neanche per il doppiaggio e quindi hanno messo Strowman come campione. Che è più probabile. From the Indies to NXT to SmackDown, and now here on Raw, and I'm still standing. This time will be no different. I'll overcome whatever you put in front of me to become the Universal Champion. That's great, but you didn't let me finish. It's not gonna be a 2-on-1 handicap match. It's gonna be a 3-on-1. Figazzi? No. Because you're facing the bar and Samoa Joe. Ma sì, perché no? Cosa vuoi che sia, no? That match, it's gonna happen right now. I told you I'd never forget what you did. Buzz has to beat the bar and capito. Samoa Joe. Facciamo gli straordinari. I'm gonna have to agree with you, Corey. These odds seem truly insurmountable. E vabbè. E
è andata così, vorrà dire che... Affrontiamo la sfida. E non avrò neanche qualche accrocchio strano, dovrò... Devo fargli il culo a paiolo e basta, eh? Che palle ogni volta. Mai una cacchio di volta che riesco a colpire qualcuno in qualche modo, perché ogni volta che ci provi arriva sta animazione del manga. Ok, a questo punto devo pensare che devo fargli il culo a paiolo, fare il culo a paiolo a uno e tenere lontani gli altri, che purtroppo è così che funziona. Perciò non vedo perché devo fermarmi. Continuiamo. Persistiamo nel menarlo, che... Harsh impact. Su, torna dentro, va. Che non ho mica finito. Su. Jarring impact. Ok. Clothesline. This is not where he wants to be right now, guys. No, he just seems a little intimidated from the start. And I don't remember ever seeing him look that way. È stato molto bravo a rialzarti immediatamente. Così potrò continuare a farti il culo a paiolo. Su. Oh, that might have just broken something. Uh-oh, no, don't do that. Bene. Good grief. E continuiamo a pestare. Beautiful technique. This is it. Oppia. Bus driver tutti a casa? No, perché devo fare una cosa intelligente. Does he have enough left in him to capitalize? Oh man, Joe doesn't even know where he is. Che è stata completamente sbagliata, tra l'altro. Perfetto, è stato intelligentissimo. Ecco, l'abbiamo... abbiamo risolto nella maniera sbagliata, perché siamo dei pirla fotonici. Ecco qua. Ti sarebbe piaciuto, vero? Mi dispiace. Caschi male. Ma stai tranquillo che mica chiudo così. E che so scemo io? Voglio dire. Faccio semplicemente volare dove capita. Prova a rialzarti. Well, I don't think his performance here tonight is necessarily one I would point to if I were to instruct an up-and-comer on how to win a handicap match. Ok, così continuiamo a giocare, a giochicchiare con te. Che mi diverto con poco, è il caso di dirlo. Nah, dove vai? Bastardo. Everybody likes a showman. Bastardo figlio di puttana. Questo non me lo aspettavo mica. No. È stato bello, mi dispiace. Per un attimo ci abbiamo creduto tutti. Si è buggato male il braccio di Sheamus.
Io continuo a farlo svolazzare. Eh no, non ve lo do, non ve lo faccio dare il tag, è inutile. Lo rigiro come una frittella. E continuo a menarlo. Perché se lo merita. Ma Bus Driver pure per lui. Okay. These competitors are walking on dangerous ground right now. Figlio di troia. Per cortesia, signor Barton, si rialzi. Harsh impact. Ma che cazzo ogni volta però. Con quale bug improponibile. And there's a speed paying off. E vabbè, facciamo le cose in maniera brutale. The air just came out of the Cesaro section with that one. Cesaro is in a real bad spot. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. E chiudiamola su. Tanto difficile non può essere stato, no? Appunto. Oh, ci avete provato, per carità, eh? Però purtroppo, quando le persone sono intelligenti, queste cose succedono. Wow. I haven't seen a match like that in a long time. I don't know how, but somehow Buzz did it. I can't believe it. Now let's see if Triple H gives him the Universal title shot. Oh no. Oh. It's the Universal Champion, Braun Strowman. I don't think he's out here to congratulate Buzz. Ah, bellissime anche le targhette personalizzate. Spettacolari. Minchia. Oggettivamente credibile come cosa. E ovviamente non ha finito, perché mai nella vita. With approval as Braun Strowman has sent a message to Buzz that there's only one monster among men in the WWE universe. A questo punto staremo a vedere. L'altro quanto è poco credibile, da 1 a 10.000 che un tipo nel giro di un anno vinca tutti i cazzo di titoli. Che è quello che sta succedendo? Let me explain. Triple H held up his end of the deal he made with you last week. Since you won the handicap match, you're getting a universal title shot versus Braun Strowman. That's great. There's a catch. Of course there is. There's always a catch with Triple H. What is it? You'll also be facing Samoa Joe, The Miz, Elias in an elimination chamber match. All participants non will face mi tornano i conti però. Am I on Braun's team? No. Ah, okay. Perfect. Wow, not one but two huge announcements by general manager. Okay, adesso mi tornano i conti. E vabbè, vorrà dire che gli facciamo il culo a Paiolo pure nella chamber, che vuoi che sia. Durato poco il momento per ricordarci del nostro amico Roman. Yeah, is huge. Six man tag team action. We have a team led by one of our breakout talents versus Team Braun Strowman. 3-on-3 is a rare beast and this one has the makings of a great one. Succederà un po' di tutto come al solito in questi casi. Spero che su YouTube sti pezzi non me li cassino dove non parlo, visto che
La musica immagino abbia il copyright, quindi devo presumere ce l'abbia. Ok, quindi dai the main event. Vabbè, saltiamo tutte ste cacchie di entrate che tanto non preoccupiamoci nemmeno. Abbiamo già viste 27 volte da quando abbiamo iniziato la carriera, quindi possiamo proseguire. Diciamo che non è niente di importante in teoria. E Harry Drangert è pure Bray Wyatt, l'abbiamo vista un po' troppe volte. Subito così. This matchup of future Elimination Chamber opponents has produced some odd pairings to say the least. Yeah, just think about the history. Opla, di cattiveria sul campione. Facciamoci notare da subito. With all that being said, it's going to be quite the uphill battle for Buzz at Elimination Chamber if he hopes to walk out with the Universal title. Opla. Non facciamoci spaventare dall'avversario. Anzi. Putting it all on the line. E fa culo. Non è stata una grande idea, lo so. Senti un po', Brown, non me ne volere, ma non è che mi dai il cambio a qualcun altro? No. Ok. Vorrà dire che ti faccio volare. He's going for it all. Non ti dispiace se non ti considero per un attimo, bro, così almeno mi porto avanti per dopo. He's in a vulnerable spot now, guys. Look at him, he's wide open for attack. Hooked him up. Suplex. Non per male, che voglio solo portarmi avanti per dopo, che vuoi che sia. Godbuster. Ok, possiamo ritornare. Perfetto. He's bringing it back inside the ring now. Opa la la. Suplex. Andiamo di perdere il giusto tanto di tempo. Gutbuster. Braun Strowman faltering some. And you know all three of the superstars he's up against won't back down at any point during this match. I know it's early, but if ma sarai un pezzo di merda anche tu, eh? This match might just be a pipe dream for him. Su, facciamoci notare di cattiveria. Here we go. Powerball. Look out, he's almost there. It is. The tag has been made. Ma che cazzo, non era lui che doveva fare il cambio. Non è stata una grande idea. E fanculo. Thanks to Raw General Manager Kurt Angle, in May of 2017, the WWE Universe saw a dream team come together when the Hardy Boys joined forces with the Lunatic 15 Ambrose. Sì, che mi ricordo, ci mancherebbe. Ciao Umberti, grazie per essere arrivato anche tu. Due palle, però Bray Wyatt, anche tu, stai buono. Ma va, ci ha pairato, va. Su. Tanto Mise si sta riposando dentro le corde, non a fianco, non sopra, dentro le corde. Mi sembra giustissimo. Ah, sbagliato, scusate. Ok. Sì, fai pure, le leggerò con un certo ritardo, ma ci sono. Su, dagli il tag, che così finiamo il lavoro. No, eh? Va bene. Mi sei un po' un figlio di puttana, eh? Se devo dire tutta la... Ti piacerebbe. Nicely done.
Bray Wyatt on the defensive. I don't think he expected to be in this position here. Dagli tag, mi per cortesia, che vorrei andarne una volta finito, dai. It's too much for him to overcome. Yeah, but if you count him out now, guys, you mark my words. Ok, devo darti una motivazione per dare il tag, vero? Ok. There are instances when a six-man tag match will feature a team where superstars have. Su, meglio tag, così almeno siamo sicuri che. Dai. When that's the case, someone on the team must step up and be the voice of reason so the trio can function as a cohesive unit. Dai, ma che cazzo ce la fai a dargli tag? Ti sto scoperchiando l'esistenza, cioè. Corey, earlier you talked about what needs to happen when members of a six-man team have differences or had differences in the past. If the team can't find a way to get on the same page, niente da fare, mi dispiace. Someone on the team has to step up and make sure for at least any tags. Ma che cazzo, me lo state facendo apposta, brutti pezzi di merda. Beh sì, per forza, ma chiaramente rimarrà in. Quanto? 5-10 minuti se tutto va bene. Anzi, a maggior ragione proprio perché esiste la. Anzi, a maggior ragione proprio perché la Rumble sarà, potrà essere una cosa da 10 minuti e via senza che nessuno si possa lamentare. Poi per carità. È comunque ancora adesso un nome di impatto. È un marquee name, diciamo, magari non come quanto 2-3 anni fa, però ancora un come si dice, un ascendente. Quindi ci sta. Però chiaro. E poi sapevo che c'era quella, che c'era quel rumor, ma non che fosse stato tra virgolette confermato. Però comunque, dicevo, pensavo dicendo se le cose stanno così, quanto avrà? 1-2 anni di carriera se tutto va bene. Non lo dico per cattiveria, ma perché comunque è una cosa estremamente plausibile. Mi avete rotto il cazzo, vorrei. Noia assoluta, come ormai è abitudine degli ultimi. Degli ultimi 4-5 mesi di WWE. Non sono io a dirlo, e purtroppo sono i dati di fatto. Gli ascolti non premiano, la qualità è risibile. Le scelte di booking sono imbarazzanti. Non mi aspetto assolutamente niente, proprio il mio entusiasmo in questo momento è solo ed esclusivamente per il 4 di gennaio per Wrestle Kingdom, che è l'unica cosa che si salva in questo periodo. No, sto cazzo, assisterebbe che a tua sorella, Bray, avrei da fare, te l'ho già detto. E quindi, se non ti dispiace, caro mio Bray Wyatt, vado ad asfaltarti, così magari disdegliate a dare il tag a quel cazzo di poveraccio di Miz, che devo fargli il culo a paiolo. Anzi, mi porto avanti ancora di più con Strowman. I don't remember the last time I saw Strowman manhandled like this. Vuoi per cortesia dare il tag a me, che avrei da fare? No, proprio. Va bene. Però per quanto riguarda la disamina nel dettaglio di TLC, vabbè, cioè, un riempitivo dietro l'altro e un fracco di stronzate improponibili. E anche quelle cose che erano vagamente interessanti sono state proposte in maniera non dico sbagliata, ma comunque molto brutta. No, Non glielo vuoi dare il tag a me. Me lo volete far sudare sto match,
is lurking in them. Bray Wyatt is an individual who disappears and reappears when it suits him. Think back to what we saw in 2016. Perfetto. Oh, he makes the tag. That was a game changer right there, Michael. E così. What's he got in mind? Chiudiamo il conto. Mamma mia, stava clippando malissimo il gioco. Is this a preview of what's to come for Buzz in the Elimination Chamber? This is what happens when you're surrounded by people who despise you. Byron, you should know what that's like. Ma il booking è praticamente lo Universe, però è tra virgolette limitato rispetto a turno. Mi ricordo se hai mai giocato la modalità General Manager, quindi stiamo parlando SmackDown vs. Raw 2006-2007. Molti dicono che ci assomiglia, ma non è neanche a paragone. Cioè, era molto più espansa. Era molto più espanso il VM mode. Però vabbè, c'è l'online che funziona praticamente. Tu hai i giocatori, il wrestler che ti crei, come per esempio quello che abbiamo creato qui, e lo fai giocare online contro l'altra gente. Ma lì è... Lì bisogna grindare, che è una meraviglia. Cioè, infatti l'unica cosa positiva è che non ci sono microtransazioni. È proprio l'unica. Poi ci sono, vabbè, gli eventi a tema settimanali, le torri, che sono una roba tipo torri tipo picchiaduro, la difficoltà crescente, vari avversari a seconda della situazione, magari non si rigenerano i danni, insomma c'è varietà, e per carità, meglio dell'anno scorso sicuramente, però diciamo si può fare ancora di più. Tanto nel mentre che stavamo parlando, Strowman ha fatto il culo a Paiolo. No, non è che fa schifo. È un po' sotto rispetto al normale. Cioè, i match li puoi sempre creare, le rivalità li puoi sempre creare, ma non ti dà lo stesso feeling che aveva il GM mode. Quello assolutamente. Per esempio, io lo Universe lo uso per la mia iFed, che faccio nel canale di YouTube. Figurati. You said you'd overcome whatever I put in front of you to win the universal title. Well, this now stands in your path, along with four other superstars who cannot wait to tear you apart in an Elimination Chamber match. It makes me question your mental health. Because only an insane person would wish unimaginable pain and suffering on themselves. Only an insane person would wish to be in a nursing home 50 years from now, unable to hug their grandchildren because of injuries they sustained decades earlier from these hands. But the SWAT team's not out here tonight to protect Braun Strowman from an insane person. No, Buzz. C'è uno SWAT che non mi convince. They're also here to protect my investment, because I want the WWE Universe to pay to see Braun Strowman end your short-lived career at Elimination Chamber. And finally, they're here to protect your wishes, no matter how insane they may be. Buzz, I'm not usually a generous man, but in Elimination Chamber, I'm going to grant you all your wishes. Unfortunately for you, it's not going to be like when John Cena grants wishes. No. It'll be much, much worse. What was that? Appunto, l'avevo detto che uno degli SWAT non mi convinceva. Dicevo, no, allora. No, scusa, mi sono distratto un attimo. E questa è una citazione storica, se è quello che penso. Ti prego, dimmi che è quello che penso. Ah, sì, cazzo!
playbook, so he's the one who's been watching. Bret Hart, sei tu? Esatto, infatti. Dicevo, allora era nata principalmente per via della cosa. Era un tentativo di cambiamento dopo l'ignobile tentativo di King Sheamus, se non mi sbaglio. Erano cominciati i cori You Look Stupid e alla fine erano funzionato perché un po' avevano distolto l'attenzione da quell'altra ignominia che avevano fatto col King of the Ring. Credo di sì, comunque. You think you're clever with the disguise and the metal plate, huh? We'll see if you can figure out how you're gonna survive this to win the Universal title in the Elimination Chamber match. The first two entrants will be you and Braun Strowman. Okay. The path to the Universal title in Elimination Chamber just became even more difficult for Buzz. Sai che cazzo me ne frega, voglio dire. Tanto il culo a paiolo ve lo faccio uguale, quindi. Sai che preoccupazioni mi possono venire. E anzi, è probabile che sarà tutto molto più facile per me. Diciamo che non è mai stato la top star, innanzitutto, quello sì. Aveva il suo seguito, ma alla fine secondo me ne ha più adesso col The Bar che prima. Almeno, questa è la mia opinione. Come, scusa? No, vabbè, ma che cazzo? Ecco appunto. Meglio di no. Mi sarebbe piaciuto, ma no. Grazie per l'host, Umberti. Grazie mille, veramente. I'm looking forward to facing you at Elimination Chamber because I never got a rematch for my Intercontinental title. I guess because you lost it so quickly. Esatto. Solo per quello, eh? Why is that? Ci sta. When I competed in the Elimination Chamber, it was one of the most brutal matches of my career. And you won't exactly have any allies out there. Do you know what they say about long shots? I've got no clue. I was hoping you knew. Ma che cazzo? Hey, just give him bloody hell. Ma che cazzo le ha scritte sta roba? Vabbè. Andiamo avanti. Sorry, there's nothing I can do about Triple H's decision to have you and Braun Strowman enter the Elimination Chamber match first. I will say this. If you really are the new monster among men, you'll find a way to survive. Ok. Entriamo dentro la chambra e vediamo che cazzo ne esce fuori. Anche perché già che entro per primo probabilmente ci saranno un sacco di cazzin. Saranno cazzin amari probabilmente. Ma sul serio, guarda, un sacco di cazzin amari. Tra l'altro praticamente questo è un riassunto di tutto quello che abbiamo passato da quando siamo arrivati a Raw, perché sono tutti quelli che abbiamo, con cui ci siamo menati da quando abbiamo iniziato da quando siamo entrati a Raw, quindi sarà simpatico vedere come cambiano le cose. E ok, questa è la carriera classica, solo che negli scorsi anni la carriera era sostanzialmente tu, un sacco di cazzi in a cazzo di cane con rivalità con gente a caso, senza un briciolo di storia dietro. Quest'anno con la carriera hanno fatto praticamente lo stesso lavoro che fanno con NBA 2K. Tipo il primo anno della tua carriera hai un filo conduttore, una storia dietro. E poi da lì in poi è tutto... Da lì in poi può succedere di tutto. Almeno credo stiano seguendo lo stesso sistema anche qui, perché sta coprendo un anno intero praticamente. Abbiamo iniziato... Siamo arrivati nel main roster che era Backlash, siamo arrivati a Elimination Chamber. Sì, per carità, il lavoro a livello estetico è ottimo.
La Turchia da quel punto di vista c'ha... si è impegnata. Ah, poi vabbè, già dall'anno scorso sono le entrate apposta per l'Elimination Chamber, molto carine. Vabbè, comunque, vabbè, possiamo andare avanti, dai. Che smanio dalla voglia di fare i culi a paiolo dentro la chamber. Se non me li fanno prima loro. There's only going to be one winner tonight. Ed eccoci qua. Off to every competitor brave enough to even consider entering the No, me lo fai fare. Per quello ti dico che segue sicuramente un filo conduttore al primo anno e poi cambia tutto. Probabilmente ci fossero stati dei bivi nella storia, tipo come poteva essere Here Comes the Pain, sarebbe stato ancora meglio, però sarebbe stato un lavoro gigantesco da parte della 2K. Quindi meglio così, meglio un lavoro lineare ma ben fatto che 800 bivi privi di senso. Considerato che stiamo parlando di un gioco che esce ogni anno, non puoi fare un lavoro del genere, quindi ci sta, dai. Andiamo avanti, su. I can't believe this match. I can't believe the superstars involved. This is going to be incredible. Ed eccoci qua. Vediamo di cominciare a farci del serio male fisico. E dai che si parte. Ok. Questo non mi sembra all'interno del ring comunque. E che cazzo, di già! C'è il primo colpo del match. Questa regola non mi... non me la ricordavo. Però sti cazzi. Sti grandissimi cazzi. Io vi lascio fare, che tanto è tanto di guadagnato, no? Me la passeggio, me la tonto. No dai, finisce che mi annoio, quindi no. Ma stai buono, vai a mangiarti il brodino, Strowman, dai. Vabbè. E vabbè, dai, adesso ci, me lo malmeno un po' io, se non ti dispiace, dai. E vabbè, ho capito. Non ti piaccio, bro. Ok, ci sta. Sarei preoccupato se fossi piaciuto a tutti, quindi lasciamo perdere. Nah. Fa schifo, ragazzo, eh no. Pezzo di stronzo, ecco. Grazie. Ho fatto una cazzata. La pago col sangue, sta per entrare nel numero 4. Ho quasi paura di quello che succederà. Okay. Ci va pure un po' di culo che entra Elias, quindi. L'unica cosa è che adesso avrò un bersaglio fisso che verrà a menarmi il cazzo, appunto Bray Wyatt. Comunque ok, buonanotte e auguri anche a te. Tanto mi trovi tutti i venerdì, perciò. No, veramente sono io che dovevo schiantare te. Ecco appunto. Ok, come si fa? Stop.
vabbè, lasciamo fare. Tag made here. Power bomb. Schiantiamoci in allegria. No, non si fa. Appunto, visto, preso in pari. Ti dico che non si fa, non si fa. Bro, fatica, sì, tu per cortesia. No, eh. Vabbè. Vorrà dire che ti spetta il suo pedate nel culo. Buonanotte. Ce n'è un po' per tutti ed entra pure giù. E chiudiamo i conti, vediamo un po'. Pensiamo di eliminare qualcuno. E fuori uno. Io mi... no. Volevo spostarmi ma non se ne può, non se ne fa nulla. Tanto non so cosa abbia abbattuto l'arbitro, nel dubbio. Però fatto sta che adesso rischio seriamente. No. Niente da fare. Mi dispiace. Io ancora non ho capito sta cosa. Nel dubbio tramortiamo Samoa Joe con un cazzotto potenziato di non si sa quale natura. E fanculo su Joe per cortesia, non star lì a menarla. His shoulders are down. And the champ kicks out. Yeah, good luck keeping those massive shoulders on the mat. Bastardo! Grandissimo bastardo, Joe, ma come ti sei permesso? Cioè... nasty. Io mi sposto, che non si sa mai, prendo un attimino di fiato. Eccolo là. Ma siete proprio dei bastardi infami. Ragazzi, mettetevi un attimino d'accordo, state menando me o vi state menando tra di voi, eh? Vorrei giusto capire come sta funzionando la cosa. Ok, allora direi che meno te. Warm up the bus, this one is over. This might be it. Oh my, what a comeback. He's looking at it. Su. Adesso chiudiamo, regaliamo al pubblico lo shock più grande. Su. Tu sei serio? Cosa cazzo sta succedendo? Yeah, it's gonna take more than that to keep him down. E anche una bella culata dritta in faccia. Vediamo se ti basta. No. Fammi riprendere un attimo che il ragazzo mi sta mettendo in difficoltà. The challenger is starting to feel the pressure of this high profile championship match. I love it. He's taking a beating, but refusing to stay down. Sometimes when you're Elias covers. And a quick kick out from the Miz. Gonna take a whole lot more. Bus driver su Brown e tutti a casa. The champ's in a real hoping to end it here. This is it. There's the E poi that was amazing. E avremo un nuovo campione quindi. Bene. It looks like things are about to get even worse. A second time. Opla. He might have it. Man down. The championship is in serious. E vediamo di chiuderla. Li portiamo a casa. E fuori anche Joe. Ne abbiamo già eliminati tre. Fate un po' come volete voi altri, che io mi riposo.
Aspettiamo. Non succede nulla. And he breaks free just when you thought he was out of this one. Scoop slam. Opla. Oh, nasty impact. C'hai creduto, vero? Mi dispiace. And that one drops him. Somebody's on a mission tonight. Ecco cazzo. Oh, and he's taken off his feet. I'll tell you, he can't afford to be horizontal at this point in the match, Cole. No. Mi dispiace, Miz. C'hai... c'eri quasi riuscito, e invece un cazzo. Ooh, a gutbuster. That was all sorts of nasty. And gentlemen, the Miz may be fading away here. You have to wonder how much longer he can go on like this. Cerco di riprendermi perché... cazzo. Cazzo. Mancato il tempo tantissimo. Ti piacerebbe. E invece un cazzo. No, vabbè, non rompere i coglioni, per cortesia, Prego, vattene via, che ho qualcuno qui che mi fa temere, visto il suo low blow bello carico, perciò vado a prendermi cura prima di lui e poi di te. Fuori uno. E ce n'è anche per te. Prego. Più facile di quello che sembrava. E Buzz entra nella storia, signore e signori. Triple Crown in neanche un anno. Spettacolare, non c'è che dire. There's good, there's great. And then there's downright unbelievable WWE action. E abbiamo fatto il botto, signori. Buzz has overcome all odds, including everything Triple H could possibly throw at him, to become the new Universal Champion. Beh, è stato facile, dai. Mi sa che... That is one of the most impressive... Mi sa che non ce l'hai fatta, Hunter, mi sa. Buzz has earned the right to be called the new monster among men. Not to sound trite, but this will be a moment that people are buzzing about for years to come. Oh, you're better than that, Cole. Vediamo se il capitolo finisce qui. Se finisce qui, mi sa che finiamo anche noi, anche perché sono le 11. No, si continua. Dai, la sera successiva, vediamo un po'. Anche con l'immagine del pullman, mi sembra giusto. Who puts a giant picture of themselves on their own tour bus? Hey, you would do the same thing if you had a tour bus. Shut up, Saxton. Being champion's already gone to this guy's head. Buzz will make his first appearance as Universal Champion later tonight on Raw. Pure il selfie si è fatto, mamma mia. E a questo... ah no, è finito qua il capitolo, quindi mi sa che abbiamo chiuso per oggi. Abbiamo fatto. È stato abbastanza divertente anche oggi, quindi l'appuntamento ovviamente è domani. Per chi sta guardando la live, con la replica di venerdì scorso. E per chi sta guardando la su YouTube, l'appuntamento è per sabato prossimo con la replica, appunto, di questa, la replica della prossima live. Quindi, se siete su YouTube, non dimenticate di mettere mi piace, commentare e condividere, ma soprattutto iscrivetevi. Iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete. Non sono sicuro di volervi conoscere.